Signore e signori, buonasera. Tra qualche istante sul nazionale trasmetteremo Il riso fa buon sangue. Uguale a me della parte del basso Polesine. Polesine orientale. Il primo arriva da Varese e lo si chiama Gigi D'Agostino. Allora. E allora glielo puoi dire se che stai tranquillo, no? Il calcio, che non so manco di che stai, oh dai, il calcio, il pallone, ma non so proprio di che stai, ma non ci posso credere, davvero non so, in Grex una volta è stato capace di farmi vedere anche la menna al pilone, no, mazza, che vergogna, mamma mia, è finita subito, 3-0, guarda, con un calcio di rigore 10 minuti, ma che partita l'ha fatto lei? Ma non l'hai distante tu, no? Un po' di casino che hai trombette qua, passa un po'. E mentre esci ti dà la salvata, perché ti fa Giovinotto, che fai, che non vieni a vedere la partita? Non è che dico sempre allora per partire. Vabbè, allora. Finalmente una donna, finalmente da Roma, Angela Del Brisco. Antonio Graminace, Luigi Graminace, Rosa Graminace, e la famiglia vicina a me, sta. E sono intollerata alla società, ma che bel maligliotto, ma che bel cosciotto, ma che bel colpacciotto. Ma poi io per lui ero 8 persone insieme, praticamente la famiglia allargata. Quando mi metto a dieta preoccupata che non mangio, e dai amore, mangiate almeno un supplì. E che te fa un supplì? Niente, che lo fa, non mi sazia. L'altro giorno sono uscita dal supermercato e suonata l'allarme.
il cassiere non li aveva visti. Dulcis in fundo sono intollerante alle diete. Mo voi direte, chi è che non è intollerante alle diete? Tutti quanti siamo intolleranti a ste diete. Di Roma a Milano, si chiama Alessandro Lupo. Io abito a Milano e in questi tempi di crisi posso dire una cosa, ho un lavoro, però ho anche una capa femminista. Io sono l'unico uomo in un ufficio con 6 donne, quindi per la mia capa noi siamo le sue ragazze. Al mattino ci saluta dicendo buongiorno ragazzi. Allora, svegliamente, è un cinghiale, lo so, capiterà anche a voi. Però stare in Svezia mi ha fatto molto bene, e ho deciso, beh, mi trasferisco in campagna. Si dice il carisma, ma cos'è questo carisma? Io non so cosa sia il carisma, ma so chi ce l'ha. Mio fratello. Dopo pochi minuti granato, ho visto le infermiere litigare per poter rimettere il volotarico in mezzo alle gambe. Questo è carisma. Pulire anche qui, perché poi insomma si sta attendendo, mi ha sempre detto mio papà, fai un altro mestiere invece di fare presentatore, fai il regista, fai il regista e prendi un sacco di soldi, sei sulla bocca di tutti. Il futuro è nella merda. L'informazione nella merda. Sono talmente ecologico che riciclo anche le idee, notiziario differenziato direttamente dal bidone del russo. Io monti a Wall Street, anche al toro di bronzo, sono cadute le palle. A questo punto mi servirà la motivazione. Ho scaricato l'applicazione iAqua. Mi è arrivato un altro, ecco qua. Un tema di arrabbiato. Io voglio bene a Berlusconi, voglio dirlo qui stasera, voglio bene a Berlusconi. In questi ultimi 20 anni, nonostante abbia tentato di rubare il mestiere a noi comici, ci ha regalato tanto di quel materiale umoristico che è stato più generoso di l'elemora con corona. Un'altra legata! La vedete? È una moto con un water. Toko, azienda giapponese specializzata nella produzione di sanità, ha messo a punto una motocicletta alimentata da escrementi. Tutto avviene in tempo reale. La sella è infatti un water collegato ad un piccolo impianto di produzione di biogas. La Toilet Bike Mio ha fatto un tour di 1000 km lungo tutto il Giappone per dimostrare inequivocabilmente che il futuro è nella merda. Lui arriva da Roma, quindi stasera 3 di Roma. E si chiama Marco Ferrari! Il profumo del mostro selvatico! Come? No! No, Trilli, no! Come? No! L'isola che non c'è, no! E dov'è? Come? No! Capitan Uncino, no! Capitan Uncino, no! Capitan Uncino, no! Peter Panico! Bisturi! Tampone! Ago! Filo! No! Guardate, guardate c'è l'operatoria, gli attrezzi si muovono da soli, ma è impossibile! Il fantasma che opera! Il calabrone! Non ci vedo più! Non ci vedo più! Non ci vedo più! Il pesce sega, oh, prima o poi succede. Categoria varie ed eventuali. Pioppo, fai bravo. Castagno, ti metto la nota. Ciliegio, ti mando dalla preside. L'albero maestro. Tenda, tenda. Dove sono papà tendone e mamma tendone?
hanno lasciato qui senza nessuno! Le tende da sole! Grazie, grazie mille! Adesso però concluderei con una poesia. È il momento poesia e per questo è una poesia molto particolare. È una poesia che parla d'amore. E potete esprimere quello che l'altra persona è per voi. Per favore, datemi la mano. Datemi la mano e guardatemi negli occhi. Datemi la mano e guardatemi negli occhi. Prego, datemi la mano. Datemi la mano e guardatemi negli occhi. Non guardatemi, guardatemi negli occhi. Su, coraggio, guardatemi negli occhi. Non abbiamo niente, guardatemi negli occhi.